AFC Asian Cup. Finale. Tanti gli spunti di interesse di questa sfida, a partire dai duelli a distanza che potrebbero rivelarsi decisivi per il risultato finale del match. Il King Abdullah Sports City Stadium fa da teatro al match di oggi. Ultimo ostacolo per queste due squadre: chi vince oggi torna a casa con la coppa, chi perde tornerà invece deluso a casa. E non è mai facile fare pronostici prima di una sfida così importante. Stefano, che ne pensi? Sulla carta mi aspetto un match equilibrato, aperto a ogni risultato. Vedremo se il campo confermerà o meno le mie prime impressioni. Comunque vada, ci sarà da divertirsi. Questa è la mia unica, vera, seria sensazione. Ultimo atto di questa competizione, le due squadre daranno sicuramente tutto in campo per superarsi, per portare a casa il trofeo, regalare una notte di festa ai propri tifosi. Se ne è parlato tantissimo in conferenza stampa e ovviamente sui giornali. Le dichiarazioni dei protagonisti in campo hanno un solo comune denominatore: tutti vogliono vincerla. Mi sembra il minimo, sarebbe grave se un giocatore scendesse in campo per perdere. Battute a parte, sono le classiche dichiarazioni prima delle gare. C'è sicuramente un po' di spavalderia, ma anche un pizzico di timore, di rispetto nei confronti degli avversari, come giusto che sia. Guai a prendere sotto gamba questo impegno. Thank you. Enjoy the game. Si gioca dunque, finale che ha avuto ufficialmente inizio. Che partita possiamo aspettarci, Stefano? E come tutte le finali, mi aspetto un inizio nervoso da parte di entrambe le squadre, in attesa che si sciolgano, che la tensione si allenti. Fondamentale, non prendere gol subito, La partita potrebbe mettersi in salita. Può metterla da lì. Ottimo intervento del portiere. Palla che finisce in corner. Occhio al corner, Sung Yong-ki. Male qui l'attaccante su questo tiro ravvicinato. Ha optato per la precisione, forse ha preso una zolla, ma non riesco a spiegarmi. Forse l'ha colpita male. Fatto sta che la palla non ha preso l'effetto desiderato, terminando abbondantemente sul fondo. Cercano di aprire la difesa avversaria. Cerca il cross profondo. Attento qui il difensore che allontana. È un Minson. Potrebbe crossare. La mette in mezzo. Difensore che interviene e libera l'area. Yachiolko! C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Palla larga. Il tocco dentro. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ma sì, non è uscita di parecchio, Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. A spazio, prova! Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì, Stefano? Sembrava impossibile! E l'ha mancata anche di parecchio, Pier? Peccato, perché la potenza c'era. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Pensi che questo pareggio potrà essere il risultato capace di reggere fino alla fine, Stefano? È possibile, è possibile. Sono due squadre che sulla carta si equivalgono. A inizio la ripresa, finale tutta da vivere. Ci sarà da divertirsi, me lo sento. Nessuna delle due è disposta a mollare proprio ora.
Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Colpito il pallone dal difensore. Il difensore spazza in qualche modo. Prova ad andare. Il portiere dice di no. Occhio a questo corner. Hong Min-son. Cross in mezzo. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Un primo tempo il suo senza particolari acuti. Nella media, la sei pagella. Sei d'accordo, Stefano? Bah, direi una partita anonima la sua, dai. Ha combinato davvero poco là davanti. Se non si dà una svegliata, l'allenatore potrebbe anche decidere di toglierlo. È pronta la sostituzione. Alla girata sulla fascia. E il pallone che supera la linea. Autogol. È un colpo decisamente duro. Subire gol poi. Figuriamoci così. Spazio per il traversone. La respinta di pugno. Ecco il tiro. E l'arbitro dice che è calcio di rigore. L'arbitro gli fa segno che non tollererà altri interventi di questo tipo. Dovrà fare molta più attenzione adesso. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male. Qui fallo su tutto. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. E il portiere ci arriva. Occhio al tiro. Esce e recupera il pallone. E queste chiaramente sono le immagini che ci raccontano i diversi stati d'animo. Stefano, è una vittoria che pesa, è una sconfitta che pesa. C'è grande delusione nei loro occhi. Beh sì, sai, lo sport è anche questo, bisogna sapere ripartire di slancio. Anche una sconfitta può insegnare qualcosa se si è intelligenti a capirne i significati emotivi. E questo ovviamente è il compito dei giocatori e soprattutto dell'allenatore da domani mattina, reagire. Beh, effettivamente non c'è tempo da perdere, bisogna iniziare fin da subito. È il momento della festa, è il momento del protocollo, del podio, della felicità, la fierezza del capitano, l'allegria dei tifosi, i fuochi d'artificio, la celebrazione. Si vive una vita intera, no, per i calciatori, per momenti così. Si vive una vita intera per una soddisfazione del genere, poi vengono dimenticati tutti i sacrifici, perché di sacrifici sono stati fatti tanti, tanti allenamenti, tante situazioni che ti portano a questa vittoria straordinaria. Leggerla negli occhi di questi protagonisti è meraviglioso. E dà un'enorme gioia ovviamente ai tifosi, ma credo anche a tanti telespettatori neutrali, perché leggere la gioia di questo momento è davvero straordinario. È il momento del saluto al pubblico, è il momento nel quale viene mostrato il trofeo, è il momento della simbiosi perfetta tra giocatori e tifosi, tra squadra e tifosi. È meraviglioso, un momento estremamente emozionante, un tatuaggio che rimarrà nei ricordi, nella testa, nel cuore di giocatori e sostenitori. E lo viviamo insieme con queste immagini. È il momento della classica foto di gruppo con tutta la squadra e soprattutto con la coppa. È il momento di sorridere alle tante macchine fotografiche lì davanti a loro. Risultati della giornata. Migliori marcatori e assist man.